Il giorno dopo la guerriglia tra gli ultra per Napoli Eintracht si contano i danni. 8 le persone arrestate, centinaia di tifosi identificati. Andiamo in diretta dall'inviato Giorgio Specchia. Giorgio. Sì, è così. Oggi a Napoli si contano i danni. Il giorno dopo gli scontri, 6 agenti rimasti feriti, 8, lo dicevate, i tifosi arrestati, 3 sono tedeschi, 5 tifosi del Napoli. Centinaia quelli identificati, ma è oggi anche il giorno delle polemiche per le scelte sull'ordine pubblico. Il prefetto però della città rivendica le proprie decisioni. La priorità, ha detto, era evitare che le tifoserie entrassero in contatto. Allora, nel nostro servizio ripercorriamo quanto accaduto qui a Napoli. Poi linea allo studio. Lungo Calata Trinità, nel cuore storico di Napoli, si torna a fare l'aperitivo, ma quei tavoli e quelle sedie ieri erano usate così. Qualunque cosa diventa un'arma nelle mani dei tifosi tedeschi, anche i piatti e le bottiglie lasciate fuori dai ristoranti. Eccoli qua, bottiglie. Nei video amatoriali, i minuti lunghi della guerriglia, l'angoscia vissuta in prima persona. Abbiamo avuto paura. Non si respirava dentro. Dentro non si respirava. I fumogeni, non si capiva niente. Oltre alla paura, oggi rimangono i danni nella piazza, luogo principale dello scontro tra tifosi. In piazza del Gesù, gli ultras dell'Eintracht arrivano alla fine di un corteo non autorizzato per le vie del centro di Napoli. Volontariamente si è deciso sostanzialmente di seguirli e accompagnarli, anche perché questo consentiva un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine. I tifosi tedeschi da una parte, quelli del Napoli dall'altra, in mezzo le forze dell'ordine, ma non solo. Quando gli autobus portano via gli ultras ospiti, finisce un primo atto della battaglia. Un secondo sarà combattuto sul lungomare, fuori dall'albergo in cui sono radunati i supporter tedeschi a dividere le due tifoserie, ancora una volta centinaia di uomini delle forze dell'ordine.